intanto vi ringrazio per aver scelto anche Dolo come piazza e vi abbiamo ospitato con grande entusiasmo, con appunto il gruppo comunale dei nostri volontari di protezione civile che hanno aderito immediatamente a questa iniziativa, perché abbiamo appunto la sensibilità alta e vogliamo appunto promuovere qualsiasi tipo di iniziativa che volga alla sicurezza del nostro cittadino. E io credo che l'esperienza purtroppo della negativa del tornado ci abbia fatto riflettere su molte cose. Non è stata una scossa sismica, è stata uno scuotimento dovuto appunto a un evento così devastante, forte, e che ha evidenziato tutte le problematiche degli edifici di una certa età, di una certa vetustà. I cambiamenti climatici si vedono, li abbiamo vissuti non solo con il tornado ma anche luglio scorso con altro evento molto importante, e quindi la nostra sensibilità è molto alta. Il nostro gruppo di protezione civile è un gruppo molto numeroso, molto attivo, sempre aggiornato e fa anche da trade union tra tante altre associazioni anche di volontariato, e con questo spirito anche di collaborazione con altre associazioni è nata con l'Istituto Galilei Galilei di Dolo la Cittadella Protezione Civile, che è un evento al quale so che parteciperete anche voi come Ordine Ingegneri e Ordine Architetti nella prossima edizione, che sarà a maggio, anticipo a maggio del prossimo anno. Ecco, però è importante anche l'aspetto sismico, difatti è l'obiettivo dell'incontro di oggi, questo di sensibilizzare le persone affinché nel momento in cui ci sono interventi di riqualificazione culturale, di strutturazione eccetera, ci sia un'attenzione anche dal punto di vista sismico, e quindi è importante avere anche una valutazione sismica dell'edificio, perché si è visto che in casi analoghi il fatto di progettare dal punto di vista antisismico con poco sforzo e con poco costo riduce sensibilmente i danni anche nelle zone a bassa. Certo. Sì, abbiamo scelto quest'anno la piazza di Dolo perché appunto, come diceva l'assessore, è in corso un progetto con la scuola e saremo anche noi a maggio alla Cittadella della Protezione Civile, che ci vede coinvolti. Parleremo ai ragazzi di prevenzione sismica e dei rischi che ci sono nel loro territorio. E illustriamo quelle che sono le attività di ingegneri e architetti sia in fase di prevenzione ma anche durante la gestione dell'emergenza, e questo progetto lo stiamo iniziando a portare anche in altri istituti che hanno richiesto appunto questo tipo di collaborazione. Certo, queste sono iniziative che vedono uscire fuori dai propri studi professionali ingegneri e architetti che si confrontano con il pubblico, con la cittadinanza, con lo scopo di sensibilizzare le persone rispetto ai temi del costruire correttamente, ma anche del fare manutenzione, che è il grosso problema del nostro territorio, cioè capire che il patrimonio edilizio che abbiamo a disposizione, ma il territorio nella sua più vasta complessità, necessitano di cura più costante, di manutenzione. Questo per un verso, sul profilo professionale, e l'altro profilo direi più sociale è che vogliamo partecipare con le nostre competenze ad un ruolo sociale di sensibilizzazione, ma anche di diretto sui temi della protezione civile, della sensibilizzazione rispetto ai diversi rischi, ai diversi fattori di rischio e scenari di rischio che possiamo incontrare. Quindi ben volentieri quest'anno, diversamente dall'anno scorso, diamoci una scossa, viene fatto assieme agli altri gruppi e organizzazioni di protezione civile con i quali vogliamo collaborare a livello di ordini di Venezia, di federazioni degli ordini, di federazioni regionali degli ordini, degli architetti, degli ingegneri e dei consigli nazionali ai quali facciamo riferimento. Quindi queste sono iniziative che ci vedono partecipare all'interno della comunità.